tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. La generosità dei fanesi manda in tilt i magazzini della Protezione Civile, stop alla raccolta di viveri e materiale vario per i terremotati. Si stendono sulla strada per sfidare la sorte in attesa delle auto, un gioco pericoloso che può trasformarsi in tragedia. Fano sempre più ciclabile e in Viale Piceno saranno color granata. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di Occhio alla Notizia, il telegiornale che questa sera si apre con la situazione del terremoto. Sono bastate meno di 24 ore dall'appello lanciato per la raccolta di viveri a lunga scadenza e materiale vario che oggi siamo qui a dirvi stop, non portate più nulla, perlomeno alla Protezione Civile di Fano, perché i magazzini sono già stati riempiti, sono tutti pieni e adesso ci vorrà un po' di tempo, un po' di giorni per smaltirli. Ha seguito per noi tutto quanto Lino Balestra. Alle 4 di questa mattina è partito il primo carico di generi di prima necessità per le zone colpite dal sisma, raccolti in poche ore nel centro della Protezione Civile al Codma di Rosciano, al quale sono arrivate anche quelli raccolti dai ragazzi della Curva e i Panthers al bar Polvere di Caffè, da dove ieri il camion della Protezione Civile ha fatto la spola ben 4 volte. È triste dire che sta andando meravigliosamente bene, perché non avremmo voluto farlo per un'evenienza simile, però c'è stata una risposta stupenda. I ragazzi della Curva, gli Ultras in particolare, ieri mattina hanno messo in moto una macchina da guerra che è iniziata attorno alle 11, finita questa notte a mezzanotte, ripresa alle 9 di stamattina e ancora andremo avanti fino oggi alle 2. Generi di sussistenza, abbigliamento, cibo per celiaci, alimenti di vario genere, coperte. È arrivato di tutto e tanto anche. La risposta dei fanesi è stata talmente generosa che nella giornata di oggi è stato chiesto a chiunque di non portare più nulla, non perché non serva, ma per problemi di smistamento e di stoccaggio. Tanto grande il cuore dei fanesi che gli oltre 15 volontari per volta che da ieri nei locali della Protezione Civile stanno incessantemente lavorando non riescono a contenerlo. Signora, ha portato una particolarità di alimento che comunque insomma serve, quella senza glutine. Sì, senza glutine, gli assorbenti, i pannolini. Avete insomma a casa o li ha comprati? Li abbiamo presi, li abbiamo comprati, sì. A casa no, non abbiamo questo problema. La roba in casa ce n'è che troppa, che tanto non la devo prendere. Nuova? Nuova. Tutta nuova. Abbigliamento, cosa ha portato? Abbigliamento e due paio di scarpone. Ho portato degli scatoloni vuoti perché possono sempre servire. Tutto fa brodo? Sì, no, è tutto fa brodo, insomma, questi sono utili, dai. Per stoccare? Sì. Materiale. Sì. Cosa ha pensato di portare per queste persone? Qualcosina di cui loro possono avere bisogno. Oggi ho sentito che avevano bisogno di qualcosa senza glutine, sì. Alimenti senza glutine, un po' di vestiti, qualche coperta, insomma qualcosina che forse a noi può essere anche di troppo, però per loro è fondamentale. In questi momenti insomma si tutto fa, serve. Tutto serve. Tutto serve. La raccomandazione è quella che chiunque, mosso da generosità, voglia dare un contributo personale per queste popolazioni, utilizzi canali ufficiali come Protezione Civile e Caritas, in modo da non disperdere in mille rivoli il fiume della solidarietà. Sì, qui dunque la generosità dei fanesi che come avete visto è stata abbondante, ma c'è ancora molto da fare nelle zone colpite dal terremoto e dunque c'è chi è andato sul posto per prestare i primi soccorsi, come
Marco Gasparini, il collega Marco Gasparini, che oltre ad essere un giornalista è anche volontario della Protezione Civile e che si trova in questo momento in uno dei paesi colpiti dal forte sisma. Buonasera Marco, ciao Marco. Buonasera a tutti. Allora dunque, ci siamo noi già sentiti questa mattina nella diretta che abbiamo fatto, lunga diretta che abbiamo fatto intorno a mezzogiorno. Allora, adesso vi stiamo mostrando nel corso del telegiornale le immagini, alcune immagini che tu ci hai mandato di container, di tende che sono state allestite ad Arquata, dove ti trovi tu in questo momento, giusto? Sì, siamo ancora qua, ci stiamo spostando. Il lavoro, come vi accennavo già questa mattina, è stato quello di allestire il campo che ospiterà già da questa sera, anzi proprio in questi minuti le persone stanno affluendo lì al campo, vengono registrate, ciascuna viene assegnata una tenda. Ci stiamo trasferendo in questo momento, ma fino a pochi minuti fa eravamo ancora ad Arquata, dove si è concluso per il momento il lavoro del gruppo dei volontari che è partito questa mattina da Fano, e c'è l'allestimento di questo campo, e proprio in questi minuti le persone, la gente di Arquata sta affluendo al campo dove viene registrata e gli viene assegnata una tenda dove passerà la notte. Quindi ci sono anziani, ci sono persone di un po' di tutte le età, ci sono anche ragazzi e bambini che da questa sera insomma potranno usufruire, ecco, di questa nuova location, che saranno appunto le tende del Ministero che abbiamo montato in questa giornata. Ecco Marco, dunque tu sei arrivato questa mattina, stai avendo i primi contatti con la popolazione del posto, che nelle ore successive alla scossa sono state prima sistemate in un luogo a qualche chilometro da lì, adesso questa sera giustamente piano piano, visto che state allestendo e state ultimando questo campo molto più vicino ad Arquata, le state trasferendo appunto vicino casa, o quello che resta purtroppo della loro casa, quindi stai avendo questi primi contatti con la popolazione di Arquata. Ecco, che cosa ti dicono, qual è l'immagine che hai di fronte di queste persone? Sì, sì Marco, abbiamo incontrato anche in questo pomeriggio la loro storia fatta anche di paure. Ricordavo anche una mamma con il suo bambino che abbiamo incontrato proprio durante il pranzo, questo bimbo che tra l'altro mi ha colpito perché ancora impaurito si vedeva nei suoi occhi insomma la paura della notte, di questa, della forte scossa, e la sua mamma mi diceva che insieme con il papà erano fuggiti, scappati da casa, dove tra l'altro non sono potuti rientrare, a piedi nudi e con il pigiama, e hanno dormito nella macchina, perché appunto non potevano rientrare a casa per le lesioni subite dal sisma, e che da questa notte appunto saranno poi ospitate nel campo, così come un'altra signora, un signore anzi che abbiamo incontrato oggi pomeriggio, che anche lui solo, vive solo, non ha figli, e che è giunto al campo dove i volontari lo hanno così non solo accolto, ma hanno cercato un po' di rassicurarlo e di offrire anche un momento così di serenità, ecco, perché a volte non c'è solo da fare manuale, ma c'è anche invece conforto, anche alcune parole di conforto delle persone che stanno vivendo un vero dramma. Sì, qualcuno dice dormire non ci si pensa proprio, se si chiude ogni tanto gli occhi è solo perché crolliamo dalla stanchezza, per il resto, dice uno degli intervistati proprio ad Arquata, dove ti trovi tu, è impossibile in questo momento, anche se siamo su una brandina, se abbiamo una tenda, ma è impossibile in questo momento chiudere gli occhi. Grazie Marco Gasparini, naturalmente se tu ci darai la disponibilità ci aggiorneremo, ci sentiremo nelle prossime ore, nei prossimi
prossimi giorni. Grazie e buon lavoro. La Giunta regionale, convocata questa mattina in seduta straordinaria, ha stanziato 1,5 milioni di euro per l'emergenza del sisma. Questi soldi serviranno per far fronte ai bisogni immediati legati alla prima emergenza. Nella provincia di Pesaro Urbino continuano invece i controlli dei vigili del fuoco in edifici pubblici e privati per valutare le conseguenze del dopo terremoto. A Urbino Palazzo Ducale rimarrà chiuso fino al 10 di settembre, mentre a Fano oggi sono stati effettuati 2 sopralluoghi in altrettanti edifici privati, ma senza riscontrare particolari criticità. E Pesaro si mobilita in aiuto delle popolazioni terremotate. Da ieri sono attivi centri di raccolta per reperire materiale da inviare nelle zone colpite dal sisma. Punto di raccordo il vecchio Palazzetto dello Sport. Scendono in campo per la solidarietà anche le contrade del Palio dei Braceri e vanno ad unirsi a Comune, Protezione Civile, Croce Rossa e Volontari. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, si sta raccordando con i colleghi dell'Ascolano e ha detto: sono in contatto con i sindaci di Offida e Ascoli. Ha detto Ricci, e domani, come rappresentante dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, insieme a Piero Fassino effettuerò un sopralluogo nei comuni colpiti dal terremoto per capire come possiamo coordinare gli aiuti. Intanto è stato annullato il dibattito sulla macro regione in programma domani alla festa dell'Unità a Pesaro, a cui avrebbero dovuto partecipare, oltre a Luca Ceriscioli, anche i presidenti di Umbria e Toscana. E a Fano qualcuno ricorda il terremoto del 1930. Qualche ultraottantenne che se lo ricorda sicuramente nella costa marchigiana c'è. Sì, perché quello che colpì le Marche settentrionali il 30 ottobre del 1930 fu un terremoto di intensità eccezionale, 8° e 9° grado della scala Mercalli, e se pensiamo alle costruzioni dell'epoca possiamo solo immaginare le conseguenze. Il sisma colpì la costa centro-settentrionale ed ebbe i suoi massimi effetti distruttivi a Senigallia, ma il sisma fu avvertito in tutta Italia, fino in Istria a nord e fino a Napoli e Puglia al sud. Gli edifici, dicevamo, a Senigallia crollarono 318 case e 2000 furono gravemente lesionate. Inoltre morirono 14 persone sotto le macerie. A Fano la scossa durò 5 secondi e fu dell'8° grado, e bastò questo per far crollare 86 case e lesionarne gravemente 1197. Per i crolli vennero ferite 6 persone. A Mondolfo 20 feriti e San Costanzo vide le case crollare in 20 posti. La maggior parte della popolazione si salvò grazie a un boato premonitore che si verificò prima della scossa principale, il quale fece fuggire all'aperto gli abitanti. Molte famiglie però rimasero senza tetto e alloggiarono in baracche e tende. L'economia della zona, in particolare quella turistica, subì un duro contraccolpo, nonostante gli aiuti da parte del governo e della Chiesa. Chiudiamo la pagina del terremoto e adesso parliamo di uno sconcertante gioco ideato da un gruppetto di ragazzi in un quartiere di Fano che, per sfidare la sorte, ha scelto come gioco di stendersi sulla strada in attesa del passaggio delle auto, per poi chiaramente alzarsi all'improvviso, all'ultimo istante, e fuggire. Strano periodo quello che stiamo attraversando. In questi ultimi anni si stanno registrando numerosi casi in tutto il paese che coinvolgono i più giovani in giochi a volte particolari ma sempre rischiosi, situazioni estreme e azioni adrenalitiche al limite del pericolo. Saltare dai palazzi, attendere il passaggio dei treni sui binari sono solo alcuni dei nuovi folli riti di iniziazione che stanno circolando tra i giovanissimi. Si tratta di vere e proprie prove di coraggio che i ragazzi portano avanti per realizzare un fantastico video da postare su YouTube, per impressionare gli amici o semplicemente per sfidare i propri limiti, ma spesso qualcuno ci rimette la vita. Secondo molti psicologi, questa bassa consapevolezza del rischio sarebbe in parte da imputare ad una noia crescente che spinge i giovani a cercare stimoli sempre più assurdi. In ogni caso, il comportamento di questi ragazzi non è assolutamente da imitare. Anche Fano non sembra essere immune da questo virus.
L'altra sera, nel quartiere popoloso di Sant'Orso, secondo quanto ci hanno riferito i vertici dei vigili urbani, un paio di ragazzini, di età compresa tra i 10 e i 12 anni, si sono messi a sfidare le auto in corrispondenza del passaggio pedonale davanti al centro commerciale. Erano distesi a terra o fermi immobili al centro della carreggiata per poi scansarsi all'ultimo istante. Una sfida, un gioco molto pericoloso. Due automobilisti si sono fermati e allibiti, hanno chiamato i vigili urbani che sono prontamente intervenuti con una pattuglia. Un veloce sopralluogo, qualche domanda in giro e la triste realtà è subito emersa. Adolescenti, bambini praticamente, che mettono a repentaglio la loro vita per un gioco pericoloso. I vigili urbani assicurano che per scongiurare ulteriori episodi attiveranno presto un servizio in borghese negli stessi luoghi. La città di Fano sempre più ciclabile, questa mattina lavori in corso lungo Viale Piceno per realizzare una nuova pista ciclabile che sarà di color granata. Piste ciclabili nuove di zecca per Fano in dirittura d'arrivo. Questa mattina abbiamo seguito i lavori di posatura del nuovo manto stradale che fungerà da pista ciclabile. Un nuovo agglomerato fatto apposta per le due ruote di fattura e composizione diversa da quella utilizzata per la carreggiata destinata alle automobili. Diversa usura, diverse esigenze, diversa risposta tecnica. Sono queste le piste ciclabili di Fano. È una sensibilità verso la mobilità leggera. Un lavoro di questo tipo la città di Fano non l'aveva mai visto. Stiamo ricostituendo le ciclabili con un materiale stabile, non con la verniciatura come si faceva in alcuni posti in passato, ma in pochissimi tratti. È un lavoro importante che evidenzia la pista ciclabile dalla carreggiata. Sistemeranno anche i marciapiedi pedonali, quindi veramente è una messa in sicurezza, è una bella risposta a tutto quello che è il tema della mobilità sostenibile. Si parte da Viale Piceno per poi andare ben oltre, per dare a Fano un volto dal sapore Smart City che tanto piace, ma che necessita di infrastrutture specifiche e che certo per una città fondata dai romani che al più avevano le bighe non è un'operazione da poco. È ovviamente un intervento strutturale, nel senso che rimarrà e sarà ben visibile a tutti anche per garantire la sicurezza. È un intervento molto importante, abbiamo sfruttato questo momento dell'asfaltatura anche per dare questo segnale molto importante per le piste ciclabili che continueranno su fino a Fano in città, e quindi i lavori ancora sono lunghi, dureranno diversi giorni, per cui chiediamo anche un po' di pazienza. La carreggiata è stata ristretta. Abbiamo già da novembre-dicembre colto questa cosa al volo, questa occasione delle asfaltature proprio per rivedere tutte le ciclabili esistenti e anche alcuni percorsi pedonali, perché l'intenzione appunto è quella di andare in quella direzione, di ripristinare e riqualificare quelle esistenti e poi di realizzarne a partire dall'inizio dell'anno nuovo anche tutti quei tratti di ricucitura e di completamento che andranno a formare la rete delle ciclabili di Fano, speriamo presto. Ogni giorno siamo in cantiere per controllare la corretta esecuzione dei lavori. Vogliamo specificare che questo che vediamo è un primo manto che serve per ricarica, poi il tratto finito diverrà più livellato e quindi sicuramente senza abballamenti. Abbiamo approfittato di questo progetto per ripristinare anche la sicurezza nei marciapiedi che comunque presentavano buche, quindi il lavoro è parallelo sia sulle piste ciclabili che sui marciapiedi. Secondo giorno della fiera di San Bartolomeo a Fano, siamo andati a vedere quali sono le novità di questa edizione. Un tempo le fiere erano l'occasione per acquisti particolari e per particolari momenti. Magari un corredo per le nozze della figlia o animali da cortile per la famiglia. Acquistare oggetti che nei negozi comuni non si trovavano. Un'occasione per passare del tempo con amici e parenti, vivere insomma un momento di festa diverso dalla quotidianità. La natura era ed è prettamente merceologica.
Inoltre, anche il cibo rivestiva un elemento che attirava le genti alle fiere. E questo lo ritroviamo anche ai giorni nostri. Acquisti, cibo e amici. Anche alla fiera di San Bartolomeo ci sono questi elementi. Lei cosa ha preso? Lei c'ha la sporta piena, però. Tante cose. Ah, vedi. Anche le olive, un po' di fiera, insomma. La fiera serve un po' per passare, sì, anche vero, qualche ora così spensierata. Va bene. D'agusto. Grazie, buona acquista. Oggi, secondo giorno della fiera a Fano, e tra i banchi dei 235 espositori non può mancare la novità dell'anno che, cascasse il mondo, ognuno di noi deve assolutamente avere, ma che poi, immancabilmente, finisce in fondo al cassetto. Siamo anche su YouTube, vedi? Affondi, ritagli, sali su. La prima, la seconda, fino all'ultima. Se lo giri dall'altro lato diventa una pratica pinza. Oh my God. Direttamente sul piatto. Signori, inox, banche e lavastoviglie. È l'oggetto della fiera di quest'anno. Sì, però sono un po' tristi qui. Si potrebbe fare ancora di più. Però magari oggi è il secondo giorno, siamo all'inizio. Vedremo stasera, domani. È una novità assoluta questo aggeggio. Sì, un brevetto tedesco, simpatico, per le angure, per il melone. Portiamo le novità in fiera. Signora, lo adopererà questo? Credo di sì, io ho un marito che adora il cocomero, lo compro per lui e speriamo che lo adoperi. Vabbè, perché i cassetti sono pieni di queste sono cose. Sono pieni queste cose, ma io ogni anno mi compro un aggeggio per, ecco, alla fiera. L'anno scorso comprai quello, sì, dell'ananas e l'ho utilizzato. Quindi buon acquisto. Grazie. L'elemento distintivo della fiera fanese sono le trecce di cipolla. Se ne possono trovare di ogni misura e varietà, dalla nostrana a quella di Castellone di Suasa, per finire alla prelibatezza naturale che è quella di Cannata. Questa è la cipolla di Cannara e produciamo in questo paese tre tipi di cipolle: la cipolla piatta o schiacciata, la rossa e la dorata. Allora, questa qui, la schiacciata, è una cipolla dal gusto un pochino dolce, buona per tutti i gratin, e la piccolina per fare sott'olio, sott'aceto. Mentre invece la rossa è una cipolla dolce, da usare, diciamo, per fare tutte le insalate a crudo. Invece quella lì è la cipolla dorata, diciamo la classica, di sapore un pochino più piccante, da usare per tutte le basi. C'è un divertimento per tutti i gusti, quindi chi ognuno vuole la utilizza, sì, come vuole. Ma alla fine della fiera è proprio il caso di dire, tra cipolle, vestiti e bancarelle, quello che regna incontrastato è sempre l'aspetto più dolce, quello delle leccornie. I ciumi vanno sempre alla grande. Alla grande, insomma, la crisi c'è, non ne siamo proprio immuni. Però sì, dai, via. Più i grandi o più i piccoli? I grandi, i piccoli, un po' tutti, dai. Ci aiuta, la gente ci viene a trovare comunque. Non fosse altro per le vostre estrose capigliature e cappellature. Grazie. Se vi piace Vasco Rossi, vestitevi, uscite, andate subito a Lucrezia, perché stasera c'è un concerto tributo dedicato a Vasco Rossi, che seguirà per noi e sta seguendo per noi Lino Balestra, che vedo con il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Buonasera Lino. Sì, buonasera Marco. Sì, buonasera Marco, buonasera a tutti voi. Siamo noi qui in Piazza Papa Paolo Giovanni II e naturalmente abbiamo vicino a noi il sindaco di Cartoceto, che insomma attende come tutti quanti qui l'inizio del concerto. È una serata gradevole dal punto di vista anche meteorologico, sindaco, c'è stato anche ieri una bella giornata. È una tribute band di Vasco Rossi, come hai detto tu Marco, e naturalmente adesso è un orario un po', come dire così, di inizio, di preparazione. Prima di entrare così nello specifico della serata, però con il sindaco volevamo dire un attimino, anche in virtù di tutto quello che è successo in queste ultime ore, anche il perché si è deciso di comunque portare avanti una manifestazione come questa, pur nel rispetto di tutto quello che è successo nelle Marche in queste ultime ore. Ma guardi,
le prime ore di ieri mattina, nel momento in cui siamo tutti venuti a conoscenza della sciagura che è accaduta, abbiamo voluto fare una consultazione con tutti i consiglieri comunali, con tutto il direttivo della Proloco, per capire il da farsi. E alla fine, devo dire, anche con non poche difficoltà, abbiamo deciso di dare un messaggio positivo. Abbiamo deciso che la positività comunque in un momento come questo, in un momento triste, in un momento buio come questo, dovesse comunque prevalere su tutte quelle che sono le difficoltà del momento. E allora è proprio ieri sera, in cui l'ottava edizione di Music Squares è aperta come ormai vuole la tradizione, con il contest Frammenti e Contaminazioni dedicato ai giovani artisti, abbiamo voluto fortemente dedicare queste performance dei giovani proprio alle vittime e alle famiglie colpite. Anche questo credo che sia un messaggio solidale, oltre ovviamente a tutte le attività di supporto che in questo momento sono in corso, e anche la Protezione Civile di Cartoceto è già presente nella provincia di Ascoli Piceno per aiutare durante le operazioni di soccorso. Ecco, qui la piazza è tutta presidiata naturalmente da area food, area cibo, area ristoro. Il grande palco alle nostre spalle fra poco ospiterà proprio questa tribute band, i Diapason Band, che è una band che inizierà a suonare fra un'oretta circa, quindi 9:30, e per tutti gli amanti di questo genere musicale, della musica leggera italiana, Vasco Rossi è un'icona mondiale della musica, e quindi insomma, tutti gli amanti potranno venire qui, oltre che per stare un po' in compagnia, per ascoltare della buona musica. Sindaco, diceva che è una band anche particolare che avete ospitato qui, perché è una di quelle più accreditate tra quelle che fanno tributi a Vasco Rossi. Ma io direi che la Diapason Band è famosissima, non ha certo bisogno di presentazioni, non solo nella provincia di Pesaro Urbino ma in generale in Italia. Basti solo considerare che al prossimo evento nazionale dedicato a Vasco Rossi, il prossimo 4 di settembre a Latina, saranno l'unica tribute presente. Il 27 di agosto, cioè tra due giorni, a Zocca c'è l'evento nazionale dedicato a Vasco Rossi e sono la sola tribute presente. Dal 1995 hanno tutta una serie di collaborazioni con i musicisti più grandi che hanno collaborato con Vasco Rossi, che interpretano dal ben lontano 1984. Direi che questa sera in piazza qua sarà davvero un tripudio su quelle che sono le canzoni, i brani più celebri del rocker modenese, che tutti ovviamente si appresteranno questa sera a cantare, e devo dire sarà una serata davvero davvero viva. Bene, una serata quindi che potrete gustarvi fra pochi minuti. Domani in questa stessa piazza ci sarà un tributo a Renato Zero, un altro grande della musica italiana. Per questo è tutto, per questo collegamento vi ridò la linea a voi studio. Bene, grazie a Lino Balestra, grazie al sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. L'informazione locale sul canale 17 di Fano TV finisce qui. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani.